Ci troviamo oggi all'interno della riserva naturale presso il Casale Sant'Antonio, vicino alla frazione di Torre Alfina, per inaugurare un nuovo sito di posizionamento di una innovativa arnia per le api, per ospitare le api. Un'arnia che si chiama Kenya Top Bar, un'arnia naturale, è semplicemente un contenitore di legno a sezione trapezoidale in cui noi forniamo delle barre lignee, delle barre di legno. Le api costruiscono i loro favi attaccate a queste barre di legno naturalmente, quindi non viene fornita né cera con fogli cerei prestampati né un'armatura metallica con dei telaini. La cosa principale a vantaggio delle api è la possibilità di occupare lo spazio e costruire i favi come pare a loro, senza il nostro condizionamento. E le fasi, diciamo, di sviluppo della colonia non sono così guidate dall'apicoltore in maniera orientata alla produzione, ma semplicemente al benessere e allo sviluppo della colonia. E con questa arnia si effettuano trattamenti contro la varroa principalmente basati sull'impiego dell'acido ossalico, che è un acido organico di origine naturale che naturalmente troviamo presente anche nel miele. Questo prototipo siamo fieri di presentarlo perché potrebbe essere un modello da esportare in altre aree, sia aree protette ma in modo particolare in aree in senso lato, sia pubbliche che private. Sappiamo che Città Slow ha lanciato l'idea dei comuni amici delle api e le amministrazioni potrebbero dare un apporto notevole mettendo sui propri territori arnie tipo questa, favorendo la diffusione, specialmente nelle aiuole pubbliche, nelle rotonde, di piante mellifere, in modo tale da attirare questi pronubi e facilitare la vita delle api, perché le api sono un vettore indispensabile per quanto riguarda la biodiversità, la presenza di piante e anche animali sul nostro pianeta. Questo è il nostro obiettivo che noi portiamo avanti come riserva naturale, e grazie anche all'apporto strategico della cooperativa All'Ape Regina, e speriamo che questa idea possa essere accolta in maniera che le api possano diffondersi e aiutarci nella salvaguardia del nostro pianeta.